tante anime qui presenti, persone ferite, persone deluse, persone che non riescono a perdonare qualcun altro. Io prego per loro, prego per queste necessità e che loro possano finalmente questa sera perdonare quella persona che per anni è stata una persona che l'ha fatta soffrire. Che lui o lei possa perdonare questa persona in questa sera e che lei sia liberata da questo malessere. Tanta gente qua è afflitta, tanta gente qua è malata fisicamente per una conseguenza di una mancanza di perdono, per una mancanza di perdono. Non riesci a perdonare qualcuno e sappi che la tua sofferenza fisica deriva da quello. Ora Dio ti chiede di perdonare. Dio ti chiede di perdonare quella persona, di lasciare andare quella persona, perché è causa della tua sofferenza. Padre, continuo a pregarti che tutte le persone qui questa sera possano andare a casa restaurate dentro, e questa restaurazione interna provocherà una restaurazione esterna. Grazie Padre, e ti chiedo ogni cosa, tutto quello che è stato detto e fatto questa sera, te la chiedo nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. 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 Noi siamo qua ancora, stiamo concludendo, anche perché ringraziamo Nicola che ha aperto il suo cuore. Mettiamoci qua perché ci stiamo al centro delle luci, anche perché chi io mi rivedo in voi, noi ci rimediamo in voi assolutamente, perché il cuore trema nel momento in cui si alza una mano, succede qualcosa, che succede, è vero, è come se ci fosse un'altra mano che te la afferra e ti dice io sono qua e te la sto stringendo e non ti lascerò più se tu vorrai e sarò con te, quel padre che probabilmente forse tu non avrai avuto in questa maniera. E gli dico anche dopo, sperimentalo, comincia un dialogo con lui, comincia una relazione con lui, cominciatela così in maniera diretta, parlate con lui, chiedete a lui anche come avere questa relazione con lui. Fatelo tranquilli, lui è un padre e ci insegna. E allora nel ringraziare ancora Nicola che sarà con noi per l'ultima esibizione di stasera, vedi sono tutti qua già pronti, che ci racconterà la storia del mondo. Dopo ci saluteremo tutti insieme cantando insieme grazie a Laura Vocis, una bellissima corale che noi chiameremo gospel, noi, no? Una corale importante che racconterà anche attraverso delle canzoni proprio le meraviglie che il Signore fa nelle nostre vite. Però per adesso guardiamo quello che è la storia del mondo in pochissimi minuti. In pochi minuti questi ragazzi, gli Hope Project, che potete seguire anche su YouTube, potete seguire anche su Facebook, insomma se desiderate anche comunicare con loro, vi racconteranno in pochissimi minuti la storia dell'uomo. Hope Project per l'ultima esibizione.
su, bravi, su. Bravi. Mamma mia. Oh, che bravi. Perché questa interruzione così? Era bello, no? Ascoltarli e vederli. Penso che è arrivato il messaggio anche questo, o sbaglio? Oh, dopo tutto quello che abbiamo detto, questo è proprio stato proprio l'ultimo atto, no? Guardate qua. Oh, ci sono tutti rappresentati, Nicola. C'è... come la chiamiamo in questo caso? La bellezza maschile, dai, la seduzione, no? Guardate che bello. E poi la seduzione attraverso i soldi. Io non l'ho mai visto 500 euro. Questa è la prima sera, no, ma non su ferie, non venite qua. E poi le amiche del cuore, alcol, droga, buh, che belle che siete. Oh, la bellezza, la bellezza. Con tutti i mezzi, pure, tutti i mezzi sono buoni per apparire. E poi quanto è brutto, quello che arriva alla fine è la morte, no? Dice, non ho più niente da dare né niente da dire. Però grazie a Dio poi... arriva lui. E questo, no Nicola? Arriva Gesù. E questo è il messaggio che hanno voluto questi ragazzi lanciarvi, che Nicola ha cercato in tutte le maniere di comunicarvi, ed è vero. Ed è quello che mentre il coro si prepara e ci raggiunge sul palco, perché vogliamo che tutti insieme in questo momento stiamo qua, il Laura Voices, il gruppo, nel frattempo che ci prepariamo, noi vorremmo farvi il nostro saluto e vorremmo di nuovo qui sul palco, che tu non hai conosciuto prima perché sei arrivato 5 minuti dopo, il sindaco, e anche perché ci ha raggiunto padre Peppe. Padre Peppe, guarda che sono belli, 25 elementi, io sbaglio, no? 25. Ah, sono preparato, signor sindaco. Come stai? Facciamo un applauso ai padroni di casa, eh? Padroni di casa, noi, Nicola, correggimi se sbaglio. Dovunque noi possiamo testimoniare di quanto Dio, per mezzo del Figlio Gesù, ci ha amati, noi andiamo dappertutto. E questo è quello che abbiamo voluto fare stasera. Abbiamo colto il vostro invito, siamo molto contenti. E questi ragazzi, credo che, non so se siete stati presenti, io farei ancora un grande applauso perché abbiamo da Leonardo, Daniel, Clarence, Michael, Salvo, Simona, Jessica, Leandra, Anna, Federico e tutti i ragazzi dietro le quinte, dalla regia, Marco, tutti, Sergio, Cristian, tutti. Questo è il gruppo che si muove. Enzo, vabbè dai. Qualcosina, niente. Ma quello che conta è che il messaggio è arrivato, sì o no? Sì. Oh, allora cioè, fatevi un applauso. La fan, esatto, a voi stessi. Perché questo volevamo raggiungere come risultato. E poi vogliamo cantare insieme. Quindi, sindaco, prima ha detto il sindaco, sai? Ha detto, io sono convinto che Nicola, con quello che lui... diciamo dichiara attraverso la sua vita dal punto di vista morale, lancerà dei messaggi e credo che qualcuno si porterà a casa qualcosa. Missione compiuta, no sindaco? Sì, l'ho seguito nella televisione con la Rosa e sono rimasto impresso delle belle parole e dei consigli che dava a noi, l'intera comunità. Questa sera a nome del mio popolo lo ringrazio per quello che ha detto, perché sono fortemente convinto che qualche parola, qualche seme resterà in una maniera interiore e che ci porta sulla strada giusta della fede, della speranza e di voler sempre bene il Signore, che è la persona che ci guida. Giusto, grazie sindaco. Non solo la rosa, ogni rosa c'è Gesù spinto. Senza fede non si va da nessuna parte. Esatto. Questa è una parola che nel momento tragico della mia vita padre Riferò mi ha trasmesso. A posto, allora un piccolo saluto anche da parte sua a coronamento di questa serata. Grazie a tutti quanti voi che siete venuti, del messaggio che ci avete dato oggi. Stasera abbiamo vissuto, abbiamo letto insieme molto Vangelo, la parte essenziale, anche se l'ultima parte già i nostri ragazzi
l'avevano fatto, perché a un certo punto si animò, che è Cristo che ci salva. Oggi ci sono tutte queste tentazioni terribili. Io vorrei soltanto fermarmi a due episodi. Stasera dobbiamo essere noi qui come Zaccheo. Siamo corsi per vedere questo incontro, incontro di Gesù che si manifesta in diversi modi. Siamo saliti anche su un albero, ma poi il cambiamento quando Gesù dice: oggi verrò a casa tua. Cristo oggi viene nei nostri cuori, e Zaccheo da quell'incontro cambia radicalmente la sua vita. Un altro messaggio che vorrei dire, sentendo anche il nostro amico, è che tutti siamo salvati da Cristo. Tutti siamo peccatori. La nostra umanità di oggi è una umanità peccatrice, simboleggiata da Cristo sulla croce al centro con i due ladroni. Questi due ladroni è tutta l'umanità. Un'umanità che insulta Cristo, un'umanità che invece riconosce di aver sbagliato e chiede l'aiuto. Signore, ricorda di me. Signore, soltanto tu mi puoi cambiare. E il cambiamento consiste nell'amare Dio con tutto il cuore e tutti i nostri fratelli. Ci ha comunicato di essere capaci di perdonare. Da questo vi conosceranno che sarete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri e se sarete amare anche coloro che ci fanno del male. Grazie a voi, grazie. Grazie per te. Giusto, come Zaccheo, qualcuno si porterà Gesù a casa stasera. Come Zaccheo, qualcuno si porterà Gesù a casa. Ma grazie, abbiamo appunto dei riconoscimenti per Nicola, signor sindaco. Grazie. Dati da... Pace del Mela. Bellissimo. Come ricordo di questa tua presenza qui da noi. Grazie. Un piacere, ti conosco perché da Catania ovviamente lavoro giù, con Enzo ci conosciamo. So quanto vali. Sono veramente onorato. Sono opere artigianali uniche che vengono date a Nicola. Ah. E a Yo Project in questo caso, guardate che si intesa. C'è anche un quadro. Grazie Carlo Aloi. Carlo Aloi ha portato un quadro bellissimo. Se lo vogliamo aprire, lo facciamo vedere. Sì. Ragazzi, questo è vostro, eh? Mettetelo lì, ringraziate, mettetelo davanti, le fate in bello mano perché è un pesantone. Sì, grazie. Sì, viene anche l'artista che lo ha realizzato e che ha alzato la mano. Lui, posso dirlo, posso svelarlo? Che sei stato fra quelli che ha sentito il messaggio. Posso? Venga maestro, perché vogliamo fare vedere questo quadro meraviglioso. Grazie. Bellissimo, bello. Meraviglioso. Giovanni Cavallaro qui, Giovanni. Puoi venire un attimino, Giovanni. Facciamo un applauso a Giovanni. Giovanni, porlo giro. Grazie. Vuoi consegnare? Perché sennò non ce lo dà. Grazie mille. Lo tengo. Grazie. Grazie maestro, grazie sindaco, grazie veramente a tutti. Alla parrocchia, praticamente al gruppo parrocchiale di Pace del Mela, che ha organizzato questa serata e che ci ha concesso piena libertà di poter portare questo amore. E questo è amore, eh? Grazie ragazzi. Allora, se siamo pronti, vogliamo ascoltare a chiusura di questa serata, e insieme canteremo, grazie ragazzi, queste canzoni che sono proprio delle testimonianze vere e proprie, delle canzoni di amore che vengono rivolte al nostro Padre. Grazie a tutti, grazie. Per la serata, grazie a state tutti. Con noi e ascoltiamo queste meravigliose voci del Laura Voices e questo messaggio che ci lanceranno. Grazie di cuore.
Grazie. Grazie.